Buongiorno, aggiornamento dell'acquario indoor, oggi doppio video, prima ho fatto l'acquario fuori, adesso questo qua dentro. Allora, partiamo dai pesci. La popolazione di neon si è abbastanza stabilizzata, 8 neon, ne avevo 9, uno è morto, sono cardinali. Come si può vedere dalla fascia rossa continua, e stanno bene adesso, stanno abbastanza bene perché il pH è molto basso, tra il 6 e il 5, come ho detto prima. L'acquario è sovrappopolato, tantissimi Corydoras spareatus che mi sono nati, e fortunatamente, da quello che ho notato, quando l'acquario sovrappopolato, le femmine smettono di deporre uova e quindi adesso sono in una fase in cui non li sto più riproducendo. Il Betta Splendens si è inserito perfettamente. Questo è un acquario eccessivamente grande per il Betta Splendens, ma con tutta la vegetazione che ho, ha avuto modo di nascondersi, di stare tranquillo. Poi non ha predatori più grossi di lui, quindi è veramente molto sereno. I microsorum qua davanti sono un po' sofferenti perché soffrono molto la competizione di piante a crescita più veloce. Hanno qualche problema di alga filamentosa anche loro. Non ho mai avuto problemi di alghe filamentose in questo acquario. Da questo acquario l'ho trasferito a quello fuori e il problema ce l'ho avuto. Ce l'ho avuto dopo che ho inserito il muschio, ho comprato il muschio, l'ho messo giù e il muschio mi ha devastato tutto l'acquario. Poi ho tolto il muschio e adesso non ce l'ho più. L'altro problema che ho, che piano piano anche questo si sta risolvendo, sono le alghe un po' a pennello sulle foglie della Nubias che è sul fondo. La Nubias è molto grande, corre quasi lungo tutto l'acquario, non l'ho mai tagliata per ora. E adesso vediamo le lumachine un po' me le tengono pulite e fanno il loro lavoro. Dicevo prima, le lumachine che ho dentro nell'acquario sono un po' sofferenti, hanno il guscio un po' corroso, non sono sane come quelle che ho fuori. Il problema è il pH. pH molto basso e difficoltà di utilizzare i carbonati che ci sono nell'acqua e soprattutto anche l'effetto corrosivo del pH molto basso. pH perché è così basso? Il pH è così basso un po' per il legno che produce acidi e un po' anche per le deiezioni animali che indubbiamente producono acidi e sostanze di scarto. Come piante per il resto stanno bene comunque. La Vallisneria è bellissima, adesso ve la faccio vedere di qua. Vedete com'è bella, e poi ho dentro un filamento di ceratophyllum sul fondo che lo tengo come riserva nel caso quello fuori dovesse avere problemi o morire. E poi ho la leggeria densa che è bella grande. Poi più avanti la poterò. Ecco, adesso vi faccio vedere anche dentro l'acquario le piante galleggianti. Vedete che belle che sono. Ho dentro la Sardinia minima, eccola qua, ve la faccio vedere. Queste qua sono foglie di Sardinia minima. Ho dentro anche la lenticchia d'acqua. Quando poi l'acquario si riempie tutto, la lenticchia d'acqua la tolgo e la do fuori da mangiare ai pesci rossi. E poi le altre piante che ho dentro, che sono un po' la pistia strettoides, che è questa. Ovviamente non la riuscite a riconoscere così piccola, ma vedete che, soffrendo molto la competizione per le sostanze nutritive da parte delle altre piante, e rimane piccola. Alcune foglie ho già provato a metterle fuori, ma finché non viene fuori un caldo un po' deciso, fuori soffrono troppo. Allora, per se far sopravvivere le pistie, eccole qua, vedete qua questa, e qua ancora un'altra, me la tengo. Spero che non muoia la pistia, perché insomma, volevo farla sopravvivere. Volevo piano piano costituire una piccola collezione di piante galleggianti. Niente, questo è tutto per la. Ecco qua, c'è il betta che quando apro l'acquario vengo su a vedere se c'è da mangiare. Guardate che bello che
Non ho mai avuto un Betta Splendens così bello e soprattutto così sano. Sono proprio contento e soddisfatto. Ci vediamo, alla prossima, ragazzi.